Pagine 30 e 31. Il teatrino di Gioca e Suona. Il duetto dei gatti. Oggi vi racconterò due storie e che poi diventano una. Ma com'è possibile? Beh, state a vedere, cioè a sentire. Sipario! Storia numero 1, atto primo. C'era una volta un gattone bello e molto ammirato. Si chiamava Puff. Aveva vinto 1000 concorsi ed era coccolato dalla padrona, dalle amiche della padrona, tollerato dal padrone, ignorato dagli amici del padrone. Aveva ogni cosa che un gatto potesse desiderare, ma non era felice. Storia numero 2, atto secondo. C'era una volta una graziosa gattina bianca di nome Carlotta, gentile, dal portamento regale. Sembrava una principessa, ma era nata in una cascina di campagna e tutti gli altri gatti dicevano che si dava delle arie e perciò la evitavano. Anche Carlotta era sola e infelice. Storia numero 3, atto terzo. C'erano una volta due gatti. Erano Puff e Carlotta. Tutti e due vivevano soli e infelici. Un giorno la padrona di Puff decide di fare un picnic in campagna ed essendo sempre orgogliosa di mostrare a tutti il suo bel gatto, lo porta con sé. Mentre viaggiavano in macchina veloci, Puff guarda annoiato dal finestrino. Vede i prati, gli alberi, le cascine, gli animali e un desiderio di libertà lo assale. Alla prima occasione, pensa, fuggo. E l'occasione si presenta presto. La padrona è distratta e lui, piano piano, se la sbigna. Evita per un soffio un'auto, finisce in una pozzanghera e non riesce ad evitare un cespuglio pieno di spine. Il povero Puff è ridotto uno straccio. E Carlotta? Lei era stanca della sua libertà, non aveva amici, non aveva padroni. Forse pensò, in città la vita da gatti è diversa. E si incamminò lungo la strada dopo aver preso le sue poche provviste. Ma fece un brutto incontro. Un gruppo di randagi la aggredisce. Lei si difende come può, sta per essere sopraffatta quando, ecco, piombare come una furia sugli aggressori. Puff! Botte a destra, botte a sinistra, infine alla mela. E Puff si trova faccia a faccia con Carlotta. Puff aveva il pelo arruffato, era sporco, pieno di fango. Carlotta si era fatta male ad una zampina e zoppicava. Non aveva il suo portamento da principessa, ma si guardarono e... Miau, 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 miau.
come credete che sia andata a finire? Nacquero tanti bei gattini, belli come papà e mamma, e vissero a lungo felici e contenti. Pagina 32. C'era da immaginarselo. Sono sparite anche Camilla e Dorella. Comincio a essere preoccupato. Cosa ne pensi, Anacleto? Non so proprio cosa dire. La cosa è strana. Ora chiudo l'assemblea e andiamo a cercarli. Bene, sbrighiamoci. Signori delegati, un attimo d'attenzione, prego. A causa di impreviste sparizioni, siamo costretti a sospendere l'assemblea. Riceverete istruzioni per la prossima convocazione. Presto, andiamo! Se almeno ci fosse qui Perry Sniff! Vieni, troveremo qualcuno che ci aiuti nelle ricerche. Alcuni colleghi sono molto pratici di questi posti. Un momento, guarda, su questa parete c'è una scritta. Sembra un messaggio di... Ma è proprio di Solfaggio, c'è la sua impronta! Però è un messaggio cifrato. Come faremo a decifrarlo? Proviamo a mettere al posto dei puntini le lettere mancanti e poi a scrivere nelle caselle in basso tutte le lettere che abbiamo aggiunto. Forse capiremo qualcosa di più.